Buongiorno, signor farmacista. Buongiorno, signore, desidera. È difficile dirlo. Ah, sarà una parola latina? No, è che l'ho dimenticato. Vedrà, ci arriveremo, non ha la ricetta. No. Ricetta. No, voglio dire, sta male. Bebina mia, ti do un buon consiglio. Quando non mi vedi qua, significa che sono da qualche altra parte per qualche ragione. O semplicemente perché non mi va di stare qua. In ogni caso, o non mi trovi o rischi di seccarmi. Questo qui vuole qualcosa. Ma non brucerà mica la casa, minuto più, minuto meno. Vediamo un po' chi è venuto a trovarci. E qui che si fanno i colloqui? Come? Sì. Benvenuta. Si accomodi. Scelga pure una sedia qualunque. Bene. Sul tavolino troverà il numero con il quale sarà identificata nel corso di questo colloquio. Lei è la candidata numero 0222. Si metta pure a suo agio in attesa degli altri candidati. Sì. Prima però occorre una firma per l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali sul modulo che troverà sulla sedia. Che è bianco e non si vede. Prego. Ma tu chi sei? Ma come chi sono, scemo? Ma ci conosciamo da un pezzo. Uè, sono Catalina, la cometa. Catalina 300P. Catalina 300P. Ma che non è Catalina 300P? Beh, ci hanno messo un po' a darmi un nome. Ma è da 13 anni che mi chiamano così. Ti chiama così chi? Gli astroni! È proprio uguale per un farmacista non sapere cosa vuole il cliente. Oh, caro signore, io di cani ne ho fin sopra la testa per tutta la settimana. Vorrei mica che passi i miei weekend alle mostre canine. I cani sono fatti per quelli che hanno tempo e soldi da buttare, mentre invece io sono una donna che lavora. A casa c'ho un marito, c'ho i figli, e di loro mi importa molto più che di qualsiasi abbrancatore di questo mondo. Senza offesa, bambino. A quale animale vorresti assomigliare? Posso? Sì. Io vorrei assomigliare a un cane. Sì, io adoro i cani, eh. Sono così belli, affettuosi. Belli, ferosi. Tengono compagnia e portano a termine i compiti che gli vengono affidati e fanno il loro padrone felice. Sì, hanno proprio una specie di adorazione per il padrone, eh? E farebbero qualsiasi cosa per farsi accettare dal proprio capo branco, sì. Molto bene, candidata numero 0222. Un cane. Sì. No, in Cina se li mangiano i cani, allora si digeriscono malissimo. Oh, caro signore, ogni animale sa benissimo da sé quel che gli fa bene. Se io avessi dovuto dare retta a tutte le cose che mi hanno raccontato, sarei finita tisica da un pezzo. Come finirà la nostra bebina qui? E mio marito non mi avrebbe neanche guardata, ma tantomeno sposata. Già per prendermi così come sono ho dovuto fare un compromesso, perché per lui una vera donna deve pesare almeno un quintale. Adesso che cosa faccio io? No, mettetevi nei miei panni, no? Voi avete un amico che vi ha sempre fatto stare bene, a cui volete molto bene, e che di colpo si è perso. E vuole anche andare da un'altra. Ma cosa fate? Ma lo aiutate? Come? Beh, io non lo so. Meglio di tutti forse sarebbe... L'isopropil profenil barbitursaures fenidimetidimetina aminopirazolone. Ritiene che questo possa essere il lavoro che fa per lei? Oh, sì, assolutamente sì. Io ho sempre desiderato entrare a far parte di, voglio dire, l'ufficio delle risorse umane. E mi è sempre interessato tantissimo il processo di selezione dei lavoratori e trovo che non sia un lavoro affatto semplice, ma sono anche consapevole che in questo genere di lavori occorre passione.
D'altronde si sa, laddove il debole vede un ostacolo, il forte vede un'opportunità. Se dovesse esprimere un giudizio sulla sua precedente esperienza lavorativa, quale sarebbe? Vabbè, ad essere onesti? No, no, onesti no, che puoi sembrare di voler dare agli altri disonesti. Meno sinceri, sì, ad essere sinceri. Non è che le mie precedenti esperienze lavorative siano poi così edificanti, ecco. No, ma perché devo essere sincero? No. Ecco, le origini sono importanti. Che devi cominciare dall'inizio, da dove nascono le stelle. Ebbene, nella tua costellazione c'è una nebulosa. Bene, eccomi qui. Ma tu hai una testa di cavallo. Ma sono bella la tua di testa, va. Orione, volevo proprio vedere voi costellazioni che mi fate tutti belli agli occhi degli umani, ma invece noi nebulose, noi sì che ci sporchiamo le mani, sempre lì a fare lavoro sporco. Ecco qua, gli ho fatto un caffè leggero, leggero come una nuvola, eh? Quanto zucchero vuoi? Lo bevo amaro. Ah, ecco perché. Ecco perché le fa male, quando non prendiamo abbastanza zucchero siamo tutti un fascio di nervi. Facciamo due. Lei? Fa lo stesso. Facciamo tre. Dunque, la cosa come migliore... Come si vede, tra 5 anni. Realizzata. Sicuramente realizzata. Sicura? Io sono un buco nero. No, un buco nero, no! Anche che sì! Io sono la fine del tempo, dello spazio, dell'inizio, della fine, di tutto! E adesso mi sto per fare una bella cenetta! Mi mangio la costellazione più famosa! Passerò alla storia, ma vi dico, il tempo non ci sarà più! La storia svanirà! Il tempo si liquefa! L'energia non può sparire così nel nulla! Tutto si trasforma in qualcos'altro! Non può succedere questo! Oh, da quando sei diventato così saputello, guerriero? E io invece sono la porta dell'aldilà! Un ponte per l'aldiquà! Sono una bombelli! Ho sbattuto la testa, non me ne sono accorto. Forse no. Io sono veramente un buco nero. Dovevo farti in qualche modo un po' paura, no? Sei davvero quello che hai detto, che sei l'inizio della fine, un ponte per là di là, un salto per là di qua? No. Cioè, io sono veramente un punto minuscolo di densità infinita. E che significa? Significa che sono quel che resta di una stella gigantesca che è collassata talmente tanto su se stessa che non emette più né luce visibile né radiazioni. Ma scusa, ma... se tu non emetti... Isopropil, profemil, barbitursaurus, fenil, dimetil, dimentina, ammino, pirazolone. Come ha detto... Isopropil, profemil, barbitursaurus, fenil, dimetil, dimentina, ammino, eppure uno non